Paolo e Sebastiano Valbanti del Movimento 5 Stelle. Noi siamo qui a Montecitorio perché si sta consumando uno strappo all'interno del Movimento 5 Stelle. No, non è così. Una sorta di Cosa strappo, sta perché ci succedendo? sono un numero di 8 parlamentari del Movimento che hanno detto basta con questo avventino della comunicazione. Torniamo in televisione, l'onorevole Rizzetto ha pubblicato un post dicendo quello che si è fatto è la causa della, come la vogliamo definire, il risultato elettorale, una debacle in Calabria, in Emilia-Romagna, siamo a punto zero, dobbiamo ripensare completamente alla nostra comunicazione e il modo di porci nei confronti dell'Italia. Dico bene? Allora, innanzitutto mi dispiace, non c'è nessuno strappo, mi dispiace per quelli che ci credono, No, non ci crediamo, non ci assolutamente. crediamo, va bene. Mi dispiace contraddirvi, non c'è nessuno strappo, però non ci nascondiamo neanche dietro un dito, i risultati parlano chiaro, insomma, non ci dicono nulla di nuovo. È un momento di fare autocritica in questo momento, di fare una riflessione seria al nostro interno, Sì. senza ombra di dubbio. Troppe volte i cittadini hanno visto solo i toni accesi e poche le proposte che abbiamo, che sono tante. Hanno visto i cittadini, siamo in un momento in cui la disoccupazione, soprattutto giovanile, è alle stelle. Lo sanno i cittadini che noi abbiamo presentato delle proposte di legge sul reddito di cittadinanza? Abbiamo visto come il fisco continua a opprimere sempre di più i cittadini, soprattutto con quest'ultima legge di stabilità. Sanno i cittadini che abbiamo presentato una nostra contro legge di stabilità? Alle prime piogge, e qua a Roma ora sta piovendo, Sì, lo vengono vedo. giù fiumi di fango. Lo sanno i cittadini che noi abbiamo fatto una proposta di legge sul dissesto idrogeologico? Sì. Perché non lo Che sanno? ci Lo vorranno sanno? 2 anni ad Allora, approvare. evidentemente non lo sanno tutti e i risultati elettorali lo Lo dimostrano, dicono, giusto? Per cui a questo punto è ovvio fare una nostra autocritica interna e capire quali possono essere i migliori mezzi di comunicazione per poter comunicare questi contenuti, queste cose ai cittadini. Là dentro sono tutti i miei colleghi che lavorano dal giorno alla sera per Ho creare capito. questi contenuti e portarli all'attenzione del Senta Barbanti, Parlamento. quindi è un problema di comunicazione, però ieri Grillo sul suo blog ha detto guardate che i talk show stanno morendo di asfissia, trasmissioni come questa per fortuna no, grazie a chi ci ascolta, però insomma stanno morendo. Ma perché dovete andare nei talk show? Ma perché dovete andare in giro? State lì, lavorate, poi un modo per comunicare tutto questo si troverà, ma insomma non tornate in televisione, è stato abbastanza chiaro. Ora lei che ci fa davanti alle nostre telecamere, cosa di cui io la ringrazio però. Guardi, ha ragione, i talk show intesi come i pollai, insomma, laddove non ci sono contenuti, dove ci sono solo persone che Non ci battibeccano, non posso posso che dare credere, ragione, ovviamente, a Grillo. Un conto è il confronto, un conto ovviamente è lo scontro acceso, dove a nulla porta. Sono qui per portare dei contenuti, perché sono delle tematiche importanti, quelle quattro che vi ho citato prima, se vogliamo metterci anche Equitalia. Le persone non passa giorni in cui non muoiono persone perché sono strozzate da Equitalia. Lo sanno i cittadini che abbiamo una proposta di legge per abolire Equitalia? No, E queste sono non solo lo sa. alcune. Allora, io sono qui per portare questi contenuti in Non questo portare brevissimo niente, spazio, insomma, un portaci delle po' al volo. caramelle, Ecco perché dobbiamo tra di guardi. noi cercare di selezionare quelle trasmissioni dove riescono a farci dire, a tirare fuori i contenuti e a trasmettere a quante più persone. Ripeto, li abbiamo, lavoriamo tanto. E In tutti i non ve lo modi fanno dire, selezioniamo anche le trasmissioni e ho capito, andiamo. va bene, Per allora me, questa è una mia è idea, una sua Poi ne posizione parleremo, personale, è una sua come posizione detto, ne parleremo personale. tutti quanti insieme, Ho capito, ho assolutamente. capito. Purtroppo, per fortuna, questo come dire, è una trasmissione che funziona, non è un pollaio, vi pregherei quindi di non buttarla subito in caciara. Però, certo, è chiaro che questa cosa, Barbanti, per noi è abbastanza Pollaio lo fanno loro in inedita. aula. Il pollaio lo fanno? Lo fanno spesso loro in aula, sia al Senato che alla Camera, fanno certi starnazzamenti che insomma. Ma questo ai cittadini arriva in modo chiaro, che c'è chi blocca i lavori dell'aula in modo spesso indecente. Questo arriva veramente in modo E netto, tant'è che continuano a allora mi perdere scusi comunque Barbanti, centinaia di migliaia di voti. vabbè no, quello che io dico Barbanti è quelle scene che abbiamo per esempio visto ieri di voi imbavagliati, le abbiamo appena viste, vero Pablo? Sì, va bene, Pablo adesso c'ha la cuffia, sta selezionando qualcosa, che sta facendo Pablo? Va bene, comunque, al di là di Io voglio questo, solo quegli ricordare. imbavagliamenti sono fatti anche per cercare di passare sui giornali, cioè alla fine non andate nei talk show, però un modo per farvi vedere lo dovete trovare.
Beh, è ovvio che l'aula è un grande palcoscenico e quello che dobbiamo cercare di fare con quei pochi spazi che abbiamo è quello di fare emergere quali sono purtroppo le cose che la maggioranza sta facendo contro i cittadini. Quindi questo è poi, non voglio litigare, ho sentito qualche commento, non è litigare, il mio interesse ovviamente è quello di portare dei contenuti e di far capire alle persone che stiamo lavorando e che stiamo facendo una sana autocritica e riflessione interna per capire dove migliorare. Lo sappiamo tutti, il paese si cambia solo governando, perfetto, per governare servono i numeri. Se vogliamo avere questi numeri dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato, perché è evidente se abbiamo preso quei risultati, e ripartire dai nostri errori, dai nostri sbagli, per poter raggiungere tutta anche quella fetta di popolazione che ovviamente ci ha punito e da là finalmente prenderci le redini di questo paese. Venendo in trasmissione come questa. Ma ascoltate, l'ha detto anche la mitica Paola, per 30 anni questo paese è stato in mano alle stesse forze. La Taverna, Paola Taverna, sì. Per 30 anni, quella che è stata contestata l'altro giorno quando è andata a Tor Sapienza. Per 30 anni questo paese è stato in mano alla classe politica che conosciamo. La mia regione è la stessa cosa, eppure... Come vedete, il risultato è quello che abbiamo ora, è un paese che è sull'orlo del collasso. Quindi di che stiamo parlando? Stanno facendo una legge elettorale che è stata tagliata a uso e consumo esclusivamente dei partiti che vogliono governare, senza pensare a una stabilità o una rappresentatività. Noi abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che è stata fatta dai cittadini e per i cittadini. Va bene, ci ha raggiunti anche l'onorevole Turco. Sì, arrivo da Turco, un secondo solo, voglio un attimo la Ravetto in studio. No, se no andiamo a casa e ci vediamo la trasmissione. Andate a casa, la nuova versione democristiana dei grillini. Vabbè, no problemi, la vediamo con più tranquillità. Ogni volta la polemica. No, se si può commentare, non è questione di polemica, è questione che sentire una allora. Un 40 minuti di. Tra l'altro anche divertente questa versione democristiana del grillino. Ma io fossi Grillo, questi qua li spazzerei tutti via. Perché vabbè, è evidente che Grillo ha vinto in un solo modo. Allora, dopo, ha vinto in televisione, Grillo ha vinto col Vaffadei, non so dove era il deputato collega al Vaffadei, se era vicino nel palco, se lo condivideva oppure no. La verità è che oggi sono entrati nel sistema, il sistema gli piace, tra l'altro voglio dare qualche suggerimento al collega Grillino, se veramente vogliono cambiare le cose, per esempio sul dissesto idrogeologico, non fate le proposte di legge che rimangono nel cassetto 6 mesi, forse 7 mesi, prima ancora di essere discusse in commissione, fate dei begli emendamenti, c'è la legge di stabilità, quindi diciamo che anche sulle tecniche parlamentari la versione democristiana del Grillino ha degli ampi margini di miglioramento. Ma detto questo, la verità è che loro, premesso che l'autocritica la deve fare prima di tutto Forza Italia e spero che parleremo anche di questo. Ma no, ma quello lo facciamo a voglia, ma voi ormai lo fate tutti i giorni l'autocritica. Il Movimento 5 Stelle perde consenso perché al di là della dichiarazione che avevano fatto, e cioè di cambiare il sistema, non solo non l'hanno cambiato, ma lo ascoltiamo in questo studio oggi, se ne stanno adeguando. Quindi è chiaro che perdono il consenso. Se tu ti sposti dall'antipolitica alla politica pura, come abbiamo ascoltato da queste parole, è inevitabile. La gente ti ha votato perché criticava la politica, il sistema politico, e tu tieni questo atteggiamento. È chiaro che perdono il consenso. La leggenda per cui Grillo perde perché non fa la proposta è vera fino a un certo punto. Grillo perde perché dalla protesta non ha saputo di fatto metterla in atto. Allora, cioè quando tutto... tu mi dici distruggo la scatola di tonno, tiro fuori il tonno e poi non hai tirato fuori neanche mezza sardina. Non si è aperta, anzi, quelli che sono entrati nella scatola di tonno si sono oliati tutti bene come abbiamo ascoltato oggi. E vogliono parlare nei talk show delle loro proposte. Niente, Turco, è sbagliato voi oggi. Avete deciso di venire in televisione e subito vi dicono che vi state adeguando. Gli italiani sono scaffati. State diventando come gli altri. Ma io non lo votano più. Allora però non vengono più. Che non serve più a nulla. Assolutamente no. Allora, buoni, calma. Perché? Fatemi capire almeno. Perché assolutamente no? Perché non state diventando come gli altri che vi accusano adesso? Andate anche. Ma come gli altri? No, io voglio ricordarlo. Io faccio veramente gli emendamenti. Dai. Se la Ravetto mi fa parlare, perché poi tra l'altro sento poco con l'auricolare. Avanti. Io ricordo che noi siamo cittadini prestati alla politica. Abbiamo una regola base nel Movimento 5 Stelle che è quella dei 2 mandati. E per quanto riguarda poi il fatto che non riusciamo più evidentemente a fare breccia nella gente come lo facevamo prima, io mi pongo un obiettivo. Ci saranno delle regionali nella primavera del 2015. Sì. Sono convinto abbiamo appena che fatte quelle... due. E ce ne saranno delle altre in primavera. Sì. Sono convinto che quelle le vinceremo. Io in particolare sono di Verona, sono veneto. Sì. A maggio si andrà a votare anche in Veneto.
Visto che si parlava di contenuti, io ho letto delle imbarazzanti interviste della probabile futura candidata presidente della Regione Veneto, che è Alessandra Moretti, sì, la quale penso che sia più famosa per le volte in cui va dall'estetista che per i contenuti. No, l'ha tirato fuori l'altro giorno, sì. Sì, guardi, l'onorevole Moretti di contenuti ne ha, c'è una proposta sua di legge che è stata approvata alla Camera sul divorzio breve, che adesso è in discussione al Senato. A cui tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha dato il proprio contributo. Avete da imparare anche dalla Moretti, perché è un'affermazione così maschilista, ad oggi, non va replicata. Avete solo fatto delle sceneggiate in aula, come l'ultima sullo sblocca Italia a proposito di dissesto idrogeologico, dove volevate impedirci il diritto di voto addirittura su quel provvedimento. Forse i cittadini che voi ambite a rappresentare, di cui noi abbiamo massimo rispetto, anche dei vostri elettori, aspettano quelle soluzioni di cambiamento che forse un Partito Democratico che continua a vincere nonostante l'astensionismo sta dando, sta cercando di dare. Turco non può dire che non ci hanno provato a parlare con voi, eh? E comunque secondo me anche il collega qualche ceretta se la potrebbe fare, visto vabbè, che no, non la passo favore, la cosa maschilista sulla Moretti, qualche consiglio te lo do, sì, anche esatto, lì se vuoi. Vabbè, dai, su. È meglio presentare degli emendamenti a delle leggi che poi diventano effettivamente realtà nel paese piuttosto che andare da sole. Io ripeto che noi le proposte le facciamo, basta vedere il numero degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle stesse proposte di legge che sono depositate alla Camera. E voglio tornare però sulle elezioni future in Veneto. Le elezioni in Veneto, che ha detto vinceremo noi. Se mi fate finire il discorso. Sì, no, andiamo. Oltre probabilmente alla candidata presidente del PD, Alessandra Moretti, ci sarà dall'altra parte Zaia, che è il governatore uscente, che vorrei ricordare a tutti. Vorrei ricordare a tutti che era il braccio destro di Giancarlo Galan, e sappiamo tutti gli scandali giudiziari in cui è in corso Giancarlo Galan, che è tuttora qua dentro al Parlamento come presidente della Commissione Cultura. E quindi credo che l'unica Galan alternativa in questo momento pulita siamo noi. Ha patteggiato e sta a casa sua agli arresti domiciliari. Però Barbi, mi permette della Commissione Divina. Cultura una leggera correzione. Sì. Quindi la vostra proposta per il Veneto. Un attimo, scusa Lorenzo, un secondo solo. Non so vorrei parlare con Divina. Non so come si chiama questo deputato di questo grillino. Ma ha fatto turco, l'ennesima turco l'ennesima topica. Se avesse letto un po' di giornali, visto che vive in Veneto, avrebbe letto anche che su tutti gli scandali del Veneto i grandi intrallazzatori intercettati hanno detto: qua è finita male perché è arrivato Zaia e con lui non si può fare assolutamente niente. Non perché niente. È arrivato Grillo. A questo punto, ecco, non è arrivato Grillo. A questo punto rivedi un po' il tuo quadro, rivedi la tua posizione. Io ti auguro tanta fortuna, siete bravi ragazzi, ma guardate che in Parlamento ce ne sono a pacchi di proposte buone, belle, interessanti. Non serviva un nuovo partito che portasse carriole di carta. Il problema è tutto un altro. O avete proposte, o avete idee, o avete qualcosa da innovare, altrimenti c'è un sistema politico che le idee le ha da tempo. Quello che voi fate scimmiottando la Lega sul no euro, scimmiottando la Lega sulla burocrazia, scimmiottando altri partiti su problematiche storiche, non vi caratterizza, per cui sarete destinati come Di Pietro a fare una piccola impennata e adesso ne... Beppe deve rimanere al capo del movimento, lui è il nostro megafono, lui è quello che ci ha consentito di essere qui dentro, è indubbio la sua capacità di parlare alla pancia delle persone, la capacità di aggregazione, deve rimanere, lo dico davvero con ammirazione. Noi siamo in TV per riprendere il discorso di prima, non per soddisfare il nostro pubblico. Io non voglio ragionare, però siete in odore di sanzione. Per insomma, sì, odore di eterodossia, che non è che si scherza. È successo qualcosa a chi... Non penso, ripeto, non siamo qui per soddisfare il nostro punto G, siamo qua per parlare di temi. Ancora di parlare, qui a soddisfare il punto G non ma ragazzi, ma fate un corso, di parità di genere, ragazzi. Fate arrabbiare la Lavezzo, fate un corso di parità di genere prima di andare in TV, perché io ritengo che Grillo abbia fortemente ragione. Se queste sono le vostre apparizioni televisive, è gravissimo. Vi fate perdere i voti, sicuramente all'elettorato femminile. Siete riusciti in 20 minuti, in due, a fare due battute ipermaschiliste. Ragazzi, un consiglio, fatevi prima un po' di partitelle di allenamento, poi venite da... Vabbè, su. Come ripeto, noi adesso faremo una riflessione interna e capiamo come dobbiamo muoverci in modo più opportuno a livello politico. L'ho detto, lo ripeto, non rimaniamo sui più. Temi, perché non mi interessa scendere parliamo sui temi, no, ma la cosa...
questi del PD sono un interlocutore, diremo come muovere a livello politico. Va bene, riflettere, cioè, perché vada a leggere un attimo, un secondo.